Quando parliamo di acqua, la sostenibilità è legata soprattutto a un equilibrio tra tre esigenze principali, che sono l'uso della risorsa, la protezione dai rischi legati all'acqua, la tutela delle risorse idriche, che poi ovviamente significa la tutela più in generale dell'ambiente. Come si traduce nella pratica, nella realtà, questo concetto di sostenibilità? Cercando strategie che di fronte ai cambiamenti che sono continui nella realtà che ci circonda, si prediligano delle strategie che mirino più all'adattamento che non al contrasto dei fenomeni naturali o anche antropici, che sono, come ahimè sappiamo, difficilmente governabili e soprattutto governabili con efficacia nei tempi necessari per ottenere qualche risultato concreto. Nel campo dell'acqua, riguardo all'uso, significa usare anche risorse idriche non convenzionali per ottenere sistemi di approvvigionamento idrico, sistemi acquedottistici più resilienti, più capaci appunto di adattarsi al cambiamento. Nel campo della gestione dei deflussi meteorici significa controbilanciare le alterazioni sui cicli idrici naturali dovute all'urbanizzazione, attraverso anche strategie di trasformazione urbana, quelle che in inglese vengono chiamate nature-based solutions, cioè quelle tecniche di adattamento urbano che mirano a reintrodurre anche nell'ambito urbano quei processi di trasformazione e movimento dell'acqua.